Benvenuti a questo numero di Love Israel. E vorrei introdurre eh, l'argomento di oggi leggendo il primo versetto di Romani, al capitolo 11, dove Paolo dice: Dico dunque, Dio ha forse ripudiato o divorziato il suo popolo? Cioè, Dio ha divorziato a Ripudiato, ha mandato via, abbandonato Israele? No, di certo. Ora stiamo considerando l'antisemitismo eh, nella prima Chiesa e uno degli, elementi, uno degli elementi più gravi di questo antisemitismo, antigiudaismo. È la, il pensiero che la Chiesa ha preso il posto di Israele nel cuore di Dio. Ossia, Israele è dimenticato, Israele è abbandonato, Dio non ne vuole più sapere, è disgustato di Israele. E quindi Dio ha messo il suo affetto, il suo amore unicamente sulla Chiesa. Ergo, tutte le profezie dell'Antico Testamento sono non più per Israele, ma per la Chiesa e quando non si riesce a inquadrare la promessa eh, con la Chiesa, la si spiritualizza, cioè con l'uso dell'allegoria la si inventa. E le maledizioni: beh, le maledizioni sono tutti per Israele. Israele è maledetta. E questa è una teologia che ha eh, dominato il mondo cristiano, protestante e cattolico per secoli, per secoli, e molti. Cattolici, protestanti sono cresciuti con questa idea che Dio ha abbandonato i giudei e che ha preso invece in amore la Chiesa. C'è un grossissimo, due grossissimi problemi con questa teologia. Il primo è questo: se Dio, promette di amare Israele, se Dio promette di benedire Israele, se Dio promette di riportare in Israele tutti i giudei sparsi nel mondo e poi non lo fa, ma è un Dio fedele, posso io credere e aver fiducia in un Dio che non tiene fede alla sua parola verso un altro Romani dice stai attento tu che critichi tu che tu che, che eh, ti esalti perché se Dio non ha risparmiato il ramo naturale, ma ha punito quello naturale, quanto più farà con quello inestato, non naturale? Questo non sembra aver spaventato per nulla la Chiesa. E il secondo problema è che va con completamente contro la scrittura, l'abbiamo appena letto, Dio ha forse divorziato eh, dal suo popolo, Dio ha forse abbandonato il suo popolo, no, per niente, dice Paolo, assolutamente no. Dio ha un piano per Israele e eh, porterà avanti questo piano fino alla fine. Allora, questa teologia della sostituzione, che ripeto, è dominato... La Chiesa Cattolica, le Chiese Protestanti, fino a, e ancora oggi domina nelle Chiese, in molti, um, in molti eh, libri dei protestanti. Io ricordo un libro straordinario di ermeneutica che ho studiato per l'università e che era perfetto, eccetto, con questa idea. Israele è stato abbandonato da Dio. Ma no, ma c'è scritto che non è abbandonato da Dio. E quindi questo è importante che a noi abbiamo molto chiaro. Dio è stato fedele ad Israele. E poiché è fedele con Israele, sarà fedele anche con te e con me. E ringraziamolo perché Dio è Dio.